Fabio Martini della Stampa, qui in studio. Buongiorno. Con me a Giuseppe Provenzano del Partito Democratico. Buongiorno. Vice segretario, no, ancora ormai, non più ormai finito, uscente, ormai le cariche non ci sono più. Non ci sono più, c'è il congresso. C'è il congresso. Siamo aperto. Tutti uomini liberi. Giuseppe Provenzano, ieri è stato nostro ospite Stefano Bonaccini, che però non è il candidato che Giuseppe Provenzano appoggia, no. Perché è nella mozione, non so se si chiama ancora così, di Elly Schlein. Poi do il buongiorno, ma naturalmente ne parleremo, do il buongiorno e il bentornato anche a Daniela Preziosi del Domani, la vedo in collegamento, ciao Daniela. Ciao, grazie dell'invito, buongiorno. Mi era apparso in collegamento, presenza importante, stavo per dare il bentornato anche a Lirio Abbate dell'Espresso, però vedo che invece il collegamento è saltato e quindi... non cominciamo da lui, anche se in realtà la puntata comincia... Eccolo, Lirio Abbate. Ciao, Lirio. Ecco, ciao. Hai detto la parola non magica e quindi non potevo apparire. Ecco, invece... Perché non sono dell'Espresso. Ah, ecco, scusami, vedi? Scusami tanto. Allora, spiegami... Perché appunto eri dato ancora... No, La Repubblica, infatti, che comunque è lo stesso gruppo editoriale, c'è stato questo cambiamento. Comunque va bene, sono qui felice di stare qui con te oggi. Non più. Non sei, sì. Scusami Lirio, però siccome non voglio fare altri pasticci, perché mi ricordano ovviamente, non è nemmeno più lo stesso gruppo editoriale, oggi con la presentazione ho qualche problema, non voglio dire altre inesattezze. Giornalista, autore di, sicuramente di un libro proprio su Matteo Messina Denaro, Usicco, che è uscito l'anno scorso, mi sembra. Allora, sì. Volevo chiederti, partiamo da questo, perché quello che non è in discussione è la competenza di Lirio Abbate sulle questioni di mafia. Lirio, volevo chiederti, naturalmente, ieri è stato scoperto un secondo covo, forse era il covo. C'era dietro una parete, c'era una stanza nascosta, segreta, nella quale però sono stati trovati gioielli, argenteria, ma non carte particolari, come se fosse stato già visitato. Poi abbiamo la novità naturalmente delle indagini sulla rete di protezione. Mi sembra che nel mirino per il momento, a proposito di borghesie mafiose, ci siano senz'altro i medici. Allora volevo chiederti un po' di fare il punto. Intanto questa scoperta del secondo covo ha comunque importanza, è tardiva, come la vedi? Allora sì, buongiorno a tutti. La scoperta intanto della base operativa di questo boss latitante da 30 anni è molto importante, perché ci fa vedere dove operava, dove era il suo rifugio, ed è un piccolo centro del Trapanese, pochi chilometri dalla città, dal paese in cui lui è nato, dove vive la sua famiglia. L'altro ieri era stato trovato il pediatre dove lui frequentava, ieri quest'altro piccolo appartamentino che viene indicato come poi all'interno una sorta di bunker dove lui conservava alcune cose su cui non trapela quasi nulla, però l'arrivo del GICO, della Guardia di Finanza, ci fa comprendere che qualche cosa di fra virgolette documentale e numerico è stato trovato. Quindi, scusami, quindi questo significa che potrebbe non essere, diciamo, le notizie che sono uscite sono a minimizzare la portata dei ritrovamenti, questo potrebbe invece essere anche, insomma, quello che si vuole dire, però in realtà se c'è stato qualcosa di importante è che non lo dicono, è così? È che no, sì, in questo momento c'è molta riservatezza sulle indagini, giustamente sulle indagini che vengono fatte, perché sono indagini che si sviluppano ogni giorno, da un particolare si arriva ad un altro, vengono sviluppati dei particolari che arrivano ad altro. Dovete immaginare che il primo covo
è stato scoperto attraverso uno scontrino che è stato trovato in un borsello che è stato trovato nell'immediatezza dell'arresto a Palermo di Matteo Messina Denaro. C'era uno scontrino di un supermercato di Campobello di Mazara che era dentro un borsello in cui c'era la chiave dell'auto utilizzata dal boss, e quindi attraverso questo scontrino si è arrivati a individuare dalle telecamere il giorno in cui lui ha fatto la spesa, e poi da lì sono arrivati alla casa. Diciamo, è un tassello per volta che viene adesso ricostruito, e da questo tassello si forma questo grande puzzle. E la cosa importante da tenere presente è che nel momento dell'arresto di Matteo Messina Denaro, il boss, stranamente, perché in precedenza per altri latitanti non è avvenuto così, è stato trovato in possesso di due telefoni cellulari. E questi due telefoni cellulari potrebbero essere una svolta molto importante, perché sono telefoni che uno, diciamo, a quanto pare detenuto a lungo, perché era un numero che lui aveva dato alla clinica già da molto tempo, ma anche ad altre persone che frequentavano lì, e l'altro ancora non abbiamo notizie. Però che cosa ci dice tutto ciò? È che ci può ben sperare. Sono telefoni che potrebbero essere collegati a cloud o ad altro, ma ad ogni modo sono telefoni che naturalmente possono essere tracciati e vedere quali sono i suoi contatti, ma soprattutto se ci sono dei cloud collegati, vedere cosa in questi cloud sono cosa stati caricati. Che cosa potrebbe dire l'altra grande domanda di queste ore, su che cosa può essere la parte che riguarda i segreti e anche i contributi che può dare a processi che sono in corso, no? Mi sembra che già oggi potrebbe essere... Sempre che parli. Certo. Diciamo, intanto Matteo Messina Denaro è l'uomo che è cresciuto criminalmente, ma anche al fianco e sempre in ogni modo con Salvatore Riina, ha condiviso con lui la sua strategia terroristico-mafiosa. È stato recettore di confidenze da parte di Riina nel periodo delle stragi precedenti, e era una persona, insieme poi a un altro boss, Giuseppe Graviano, che riceveva appunto le confidenze del capo dei capi di Cosa Nostra, confidenze che Riina non faceva ad altri boss, e quindi è uno che conosce molto bene certi retroscena che ancora sono misteriosi e che quasi nessuno ha spiegato. E poi, cosa importante, i collaboratori di giustizia ci hanno raccontato in tutti questi anni che all'indomani dell'arresto di Salvatore Riina, che è avvenuto il 15 gennaio del 93, a casa sua in questa villa alle porte di Palermo, dove c'erano dei documenti, questi documenti sono stati presi proprio da Matteo Messina Denaro, che li ha presi in custodia, e questi documenti vengono descritti come l'archivio di Riina. Come ricorderete, la villa di Salvatore Riina, anche se individuata, non venne perquisita nell'immediatezza dell'arresto, ma i carabinieri ci entrarono molti giorni dopo che i mafiosi ebbero il tempo di traslocare tutti i mobili, di portare via tutto quanto, di mettere sul quadro. Ma è un elemento sempre stato molto oggetto di polemiche, molto controverso, sì. Questa mancata comunque i documenti che c'erano lì li prese Matteo Messina Denaro. Quindi c'è questa roba, e proseguì quella stagione fino al 1993 con le bombe di Roma, Milano e Firenze, questa strategia terroristico-mafiosa che Riina in qualche modo aveva detto di proseguire. Da quel momento poi lui sparisce, diventa tutta un'altra cosa, e lì diventa il nuovo Matteo Messina Denaro, imprenditore. Allora, intanto do il buongiorno anche a Francesco Paolo Sisto di Forza Italia, buongiorno, e comincio da lei chiedendole questo, perché è stato anche questo l'argomento di questi giorni del post-arresto, prima di andare invece sulla
come dire, sulla parte politica, scontro sulla giustizia, Nordio, eccetera, Nordio che parlerà oggi alla Camera. Volevo chiederle questo, anche secondo lei, secondo la sua valutazione, lei è un avvocato, comunque dentro, segue questa vicenda da tanti anni, in Forza Italia tanti anni, in Parlamento da tanti anni, le chiedo se anche secondo lei è... questo arresto mette fine a una particolare stagione, questa è stata... Ma io credo che sia un arresto di ripartenza, un arresto da cui si riparte. Abbiamo tagliato una testa importante del drago, ma il drago ha ancora tante teste. Aver catturato un simbolo, perché Messina Denaro è veramente un simbolo, è quel mafioso della legge La Torre, Rognoni La Torre, nell'82, non più con Coppola e Lupara, ma spietato, brutale, cattivissimo... ma raffinato, e quindi diciamo che da questo punto di vista è un capo tipo, è un traguardo molto importante anche sul piano della cultura della giustizia penale. Che poi questa, è chiaro che l'operazione non è finita e lo leggiamo in queste ore, la procura e la polizia giudiziaria hanno elementi per andare oltre la cattura di Messina Denaro, tutto quello che è intorno a Messina Denaro. Direi che si riparte da Messina Denaro. Qualcuno ha detto che sono stati 30 anni di sconfitte e un giorno di vittoria. Io non sono per niente d'accordo. La mafia delle volte, diceva Crisafulli, è un antistato più potente dello Stato. Ha la stessa organizzazione, ma tende verso un fine assolutamente illecito. E quindi battere un avversario così pesante, così potente, da parte di chi magari non ha sempre gli stessi mezzi, una vittoria che si è maturata in 30 anni, ma è una vittoria che è durata 30 anni, se l'espressione può essere fatta passare. Un punto di partenza importante, De Lucia ha perfettamente ragione, plauso ovviamente, ma questo è normale ed è addirittura ormai diventata un leitmotiv costante, ma soprattutto plauso per quello che si potrà fare dopo l'arresto di Messina. Senta, però in queste, proprio in queste ore, in tanti hanno richiamato la condanna definitiva che è stata data a un ex politico di Forza Italia, sì, che è il senatore D'Alì, è stato anche sottosegretario. Pesano questi elementi? Non è, diciamo... Beh, non è solo politico condannato non è naturalmente il solo, ce ne sono stati altri. Tanti, però ha scelto un esempio di Forza Italia, poteva scegliere qualcuno. No, però ho scelto un esempio del territorio, non è detto a caso, perché ha scelto l'esempio proprio di chi è stato condannato per aver favorito Matteo Messina Denaro, e sì, cioè l'ex... sottosegretario Tonino D'Alì. Non è che ci sono tanti altri politici condannati per altri fatti, ma lui è proprio stato sistema della responsabilità penale sono personali. No, ma certamente, assolutamente, però c'è stata la condanna io definitiva. Ho fatto una domanda. Aspetta, scusami Lirio, le facevo una domanda perché comunque è un esponente politico del partito e perché è nel territorio, e le chiedevo una valutazione personale. La valutazione personale di una sentenza definitiva non c'è, perché una sentenza definitiva è una sentenza definitiva, le sentenze si impugnano, quando sono definitive non si possono più impugnare. È una cosa che colpisce come qualsiasi persona che è stata condannata con sentenza definitiva, a qualsiasi partito, situazione culturale, contesto appartenga. Poi comprendo bene che da parte di talune frange c'è la tendenza a colpevolizzare il partito per le responsabilità personali, ma questo accade in tutti i partiti, anche per il Qatar potremmo colpevolizzare chiunque. Ma infatti per il Qatar chiunque. Non è che... No, nel senso, voglio dire... Cioè, ora, adesso Panzeri no, che sta parlando chiederemo... Però posso dire, usciamo da una logica incostituzionale di colpevolizzazione dei più per le responsabilità dei singoli, questo vale anche, noi siamo però garantisti capisce. Nei confronti di tutti. È evidente. C'è stato un arresto di un certo personaggio e c'è una sentenza definitiva nei confronti di un soggetto. Bene, c'è una sentenza definitiva nei confronti di uno, di un altro, vale per Forza Italia, vale per il Partito Democratico, vale per tutti i partiti. Ci sono stati mai sospetti, diciamo, delle connivenze? Questa è una domanda che in un processo penale si definirebbe nociva. Cioè nel senso che ha in sé la patologia della risposta. Ma secondo lei, se qualcuno avesse avuto sospetti di un'attività mafiosa di qualcuno, non sarebbe intervenuto? Evidente che no. Ciascuno è responsabile delle sue condotte. In Forza Italia c'è una rigorosa attenzione nei confronti delle condotte di ciascuno, come mi auguro in tutti i partiti. Ma questo, con la cattura di Messina Denaro, me lo faccio passare, non c'entra un fico secco. Messina Denaro Dunque, è un criminale è legittima, che è stato arrestato
se c'è qualcuno che nell'ambito di un contesto ha delle responsabilità, sono state accertate con sentenza definitiva, vale per tutti. Io prendo atto della sua risposta. Comunque, no, le dico soltanto la domanda è legittima, torno indietro, la strumentalizzazione politica delle responsabilità personali è uno sforzo. Chiedo scusa, però non c'è bisogno. Alessandro, tu non hai bisogno di nessuna difesa, però qui c'è un punto, un momento. La domanda non è nociva, la domanda è legittima. Certo, adesso le dico come la penso io. Quando ci sono state le vicende del Qatar, a tutti i colleghi di Panseri abbiamo chiesto, che sono di articolo 1, ma latamente dei socialisti europei, abbiamo chiesto come era possibile che le valigie di soldi passassero sotto il naso e nessuno si accorgesse di niente. Chiesto ad Elie Schlein, a tutti. Allora, beh, una bella battuta, guardi, stiamo proprio divertendoci. Siccome lei dice che le domande di una giornalista sono nocive, mi stupisco di lei perché ho detto che questa domanda è nociva, non le domande, non generalizziamo, ho detto che questa domanda è nociva. Mi stupisco di lei perché lei è uno, diciamo, normalmente piuttosto dialogante con le domande, appunto, dei giornalisti, che non sono nocive, ma sono pertinenti. Sì, che lei è dialogante lo dico io, ma forse ci devo ripensare, certo. Abbiamo chiesto agli uni, ogni volta che c'è una situazione di questo genere, Panseri non è ancora condannato in via definitiva, ma noi la domanda l'abbiamo fatta lo stesso, e a voi vi chiediamo se un vostro collega è stato condannato in definitiva per una cosa gravissima, e vi chiediamo, non vi siete proprio accorti di niente? Perché un pochino, diciamo, la domanda ci sta. Le ho detto che se ci fosse stata una percezione, il partito sarebbe intervenuto come è intervenuto in tanti altri casi. Era semplicemente per la reazione alla domanda. Questa è una risposta, è una risposta assolutamente legittima. Sarebbe intervenuto il partito, però penso che sia legittimo chiedersi questo, perché parliamo di una rete di protezione di un territorio in cui poi Lirio Abate ne ha scritto come tanti, è un territorio ed è l'argomento di adesso, non soltanto la rete di protezione politica, ma anche, diamo, appunto, del contesto. No? Da lì quindi... è accusato di aver favorito la copertura di Messina Denaro, non credo. O sbaglio? Ho detto che c'è il tema. Mi sono perso qualche passaggio allora. Allora, provo a riportare un po' di serenità con un ragionamento. La cattura di Matteo Messina Denaro è un successo dello Stato, perché dice una cosa molto semplice: che nessuna cosca può dirsi più forte dello Stato, che nessun criminale, che nessun latitante può dirsi al di sopra della legge. Ma ci dice con altrettanta chiarezza, anzi in maniera ancora più chiara, che non è la sconfitta della mafia, e che anzi a me ha colpito, diciamo, i ringraziamenti alla magistratura, forse dell'ordine, ma quello che stanno dicendo in queste ore Procura di Palermo e Ross, stanno dicendo la vera inchiesta inizia adesso. Perché? Perché inizia adesso perché il contesto che ha svelato la cattura di Matteo Messina Denaro non solo impone a Procura, come sta già facendo, di indagare, ma io credo imponga anche alla politica, tutta la politica, una riflessione. Io ritengo che, insomma, quello che sta emergendo delinea non solo un sistema criminale di protezione di Matteo Messina Denaro, ma un vero e proprio sistema sociale di protezione, che coinvolge pezzi della massoneria, pezzi di imprenditoria, pezzi di politica. Il medico che curava Matteo Messina Denaro, alias Andrea Bonafede, è stato candidato a Campobello di Mazara, si è candidato nelle liste dell'UDC all'Assemblea regionale. Questo sistema di potere aveva come terminale Dalì, che era il capo politico di quell'area della Sicilia. Le dico di più, perché dobbiamo essere tutti onesti, sto dicendo che deve interrogare tutti la politica, Lirio Abate lo sa benissimo, è stato coinvolto in questo sistema politico-sociale di sfruttamento un personaggio politico che negli anni renziani nel Partito Democratico era transitato pure nel PD, si chiama Paolo Ruggirello. Cioè è un tema che ci interroga tutti, anche perché in questi anni, e ci deve interrogare, perché in questi anni non è che, diciamo, lì
non c'è stata una lotta a Matteo Messina Denaro. Ci sono stati imprenditori, imprenditrici che sono sotto scorta e che sono minacciate proprio perché si erano ribellate, si erano sottratte a quel sistema. Ci sono stati amministratori, il Partito Democratico si è a Castelvetrano costituito parte civile in un processo su Matteo Messina Denaro, abbiamo avuto un nostro amministratore locale sotto scorta. Insomma, noi dobbiamo guardarla con gli occhi tutti insieme questa zona grigia. Ma se facessimo fare le indagini alla procura anziché farle noi? Stiamo facendo un ragionamento politico, facendo due cose diverse. Che la procura ha il dovere di indagare e noi dobbiamo aiutare la procura ad indagare. Certo. E che noi ci dobbiamo interrogare su come aiutare procura ad indagare. Perfettamente. E dobbiamo mettere a fuoco che il problema non è, come diceva lei, il mafioso con la coppola e la rupara. È questa zona grigia, questo sistema sociale di protezione e di connivenza che instaura con la mafia ancora oggi una certa reciprocità di favori. Posso dire e una quindi cosa? Noi ovvie e banali. Senta, probabilmente diciamo saranno banali per lei, se fossero state ovvie, per esempio, il ministro Nordio ieri non avrebbe detto al Senato, io adesso andrò ad ascoltarlo alla Camera, alcune cose che sono molto banali Completamente fuori strada. Il ministro Nordio non ha mai detto che sulla mafia non bisogna indagare neanche lei mette in bocca a Nordio quello che non ha detto. Non eravamo ancora entrati nel merito delle cose. Sto dicendo che lei non è qui per commentare e dare giudizi di valore sulle cose che sto dicendo delle cose che se fossero state così banali probabilmente avrebbero imposto alla sua forza politica una reazione che non anche c'è stata. Anche alla sua però qualche volta. Io sono stato il primo che sta dicendo questo e come le ho ricordato noi per esempio ci siamo costituiti parte civile in un processo su Matteo Messina Denaro. Ci siamo costituiti, Non mi pare che vi siete costituiti parte civile nel processo da lì. Detto questo, il tema è troppo serio per piegarlo una polemica tra me e lei o i suoi commenti gratuiti nei miei confronti. Le sto dicendo il tema è molto serio. Per indagare su questa zona grigia bisogna guardare ai reati che commette questa zona grigia, che sono reati di false fatturazioni, che sono frodi fiscali, di corruzione. Del moralismo della sinistra noi ne abbiamo veramente le tasche piene. Un moralismo insopportabile. Io capisco tutto, però credo che, a parte naturalmente la legittimità delle domande di richiedere un commento perché sono fatti non da poco, poi c'è un tema generale di rapporto che ovviamente più le forze politiche hanno radicamento nel territorio, in certi territori, più hanno il problema di cui parliamo, quindi è normale anche, penso, riflettere di questo dato politico e questo interroga la politica, perché che rispetto all'arresto, che sia un'ottima notizia, una grande impresa degli inquirenti e delle forze dell'ordine, della polizia, dei ROS, eccetera, queste letture qui le stiamo dicendo, viene dato atto per fortuna trasversalmente una chiosa di 15 secondi. Il dibattito non soltanto politico, ma anche giuridico, dal 1982 in poi è sintonizzato su quello che ha detto il mio interlocutore. Parlando di una roba scontata, evidente e pacifica, che la mafia non sia più quella con la coppa della lupara. Se oggi vogliamo scoprire l'acqua calda e dire che la mafia non è più tale, diciamocela. Allora le dico che ieri il ministro Nordio al Senato ha detto una frase che provava a correggere le stupidaggini che aveva detto precedentemente. Io devo andare in pubblicità e una discussione fatta così tra l'altro non porta chiarezza. La pubblicità perché alle intercettazioni e a questo tema arriviamo con ordine. Non ha ancora parlato Fabio Martini che è gravissimo. Pubblicità e poi ne riparliamo. Thank you.
Allora, di nuovo in diretta, Fabio Martini, do la parola a te perché sono state evocate tante cose in questo dibattito acceso che c'è stato nella prima parte della trasmissione. Allora, intanto l'idea, ieri c'è stata questa relazione al Parlamento del Ministro della Giustizia Nordio, sulle intercettazioni ha da una parte ribadito insomma, la voglia di andare avanti, quindi di rivedere tutta la disciplina, però è stato dipinto quindi da una parte in continuità con se stesso, dall'altra invece come se avesse ribaltato, come se ci fosse un Nordio contro Nordio. E anche però noi lo leghiamo, e lo abbiamo fatto anche ieri per la verità, lo leghiamo a questo arresto importante di Matteo Messina Denaro, perché è come se da questo arresto poi la polemica politica proprio sulle intercettazioni, anche per le parole che hanno detto i magistrati, gli inquirenti che l'hanno trovato, che hanno messo a segno, insomma la polemica sulle intercettazioni ha creato divisioni anche nella maggioranza. E quindi adesso io chiedo a te se hai capito se Nordio è a favore di cancellare le intercettazioni per i reati di corruzione, cioè se la proposta va in questa direzione o se insomma tutto è un po' fumoso perché anche Fratelli d'Italia è un po' resetta alla luce delle dichiarazioni dei magistrati, forse allo scontro con la magistratura non ci vuole andare. Certo, che è sempre un pericolo. Comunque, a prescindere, ma la Presidente del Consiglio ha voluto un ministro di Grazia e Giustizia puntiglioso, con idee garantiste formate e nette, che ha già detto che se sarà il caso si dimetterà, e lo ha detto dopo neanche 100 giorni di governo. E nella sua relazione ha fatto capire che nei prossimi giorni, settimane, poiché una riforma della giustizia la Presidente del Consiglio vuole e deve farla per coerenza con il suo programma, vuole e deve, e torneranno immagino a sfidarsi da una parte diciamo quei nuclei più conservatori del sistema giudiziario e mediatico, dall'altra i revanscisti diciamo che vedono la magistratura come male assoluto. E quindi molto dipenderà da Nordio, dalla sua tenuta e quella del Presidente del Consiglio, perché diciamo, è stata delineata una riforma delle intercettazioni che ovviamente non può toccare i reati di mafia, ma io credo neanche quelli di corruzione, ma che tenda a diciamo, tagliare e colpire nel caso tutte le forme di illegalità che riguardano in particolare la diffusione di materiale che non può essere diffuso sino a quando diciamo, è oggetto di una indagine. E quindi da questo punto di vista, per quello parlavo di nuclei conservatori che riguardano sia la magistratura che il mondo dell'informazione. E dopodiché però, e chiudo, in quello che è stato delineato dal Ministro è evidente che c'è una sostanziale rinuncia ad alcune delle riforme più ambiziose come la separazione delle carriere o come diciamo, in particolare anche diciamo, l'automatismo sull'attivare l'azione penale. E tuttavia c'è anche, chiudo, una riforma importante, un intervento annunciato in relazione alle pene, al carcere, quindi con l'introduzione di pene alternative che evidentemente vanno a colpire anche parti della maggioranza che invece hanno un atteggiamento storicamente giustizialista, e quindi immaginare pene alternative al carcere per reati anche di un qualche significato evidentemente può creare dei problemi. Chiaro, mi sembra un discorso chiaro. Chiedo anche a Daniela Preziosi un momento, poi arriviamo, chiedo perché vorrei tenere insieme un po' le cose, però Daniela vorrei sapere se anche tu hai letto quell'intervento di Nordio come con alcune correzioni di rotta, in sostanza, come diceva Fabio Martini, se sei d'accordo su questa lettura o no. Un tentativo di correzione di rotta. Un tentativo, intanto è su se stesso, voi fate bene a fare come titolo di questa parte Nordio contro Nordio, perché si è dovuto rimangiare delle cose che aveva detto, adesso io non è che voglio diciamo
dire che il fine giurista non sia fine giurista, però insomma, quando ha parlato delle intercettazioni dei mafiosi che non parlavano al telefono, era una stupidaggine, insomma, non è che era un'altra cosa, insomma, infatti se l'è dovuta rimangiare, non so come gli è scappata, lo so come gli è scappata, perché in realtà io non condivido questo giudizio così scolpito su Nordio, perché per esempio l'ho sentito in Commissione Giustizia la scorsa legislatura paragonare la pedofilia all'omosessualità, insomma qualche, diciamo, intemperanza non poco riflessa gliel'ho sentita già dire. Comunque io mi aspetto anche una correzione oggi, perché nella non proposta che ha fatto ieri non si è capito bene, appunto, come diceva Martini, planeranno per iscritto le cose che ha cercato di tenere insieme. Io penso che la giustizia sia un tema irrisolto e importante per questa maggioranza, perché è divisa tra, diciamo, un garantismo molto molto forte, diciamo così, del lato di Forza Italia, è un giustizialismo altrettanto forte dal lato della Lega, con Giorgia Meloni che su alcune cose cerchio botteggia, insomma, e penso che sia un tema molto, molto importante. Alla fine della giostra non credo che questa, diciamo, questa strada sarà facile da percorrere. E naturalmente la vicenda delle intercettazioni, diciamolo, insomma, è una roba che il tema delle intercettazioni non è come strumento d'indagine per i reati gravi, naturalmente per i reati gravi. Questo governo è partito con l'idea di intercettare i ragazzi che per i rave, quindi vediamo qual era la partenza, insomma, una cosa che ha messo ovviamente in grande imbarazzo Nordio. Allora, scusami quindi, Daniela, vediamo. Vorrei fare soltanto un dare la parola, perché poi voglio tornare da Lirio Abbate con tanti ancora aspetti da esplorare solo una cosa, sul dico, territorio. Solo... Prego. Chiudo solo la frase. Vai. Solo chiudo la frase. Scusa. Dico, il tema non è lo strumento di indagine per i reati gravi, ovviamente, intoccabile e necessario, non c'era bisogno dell'arresto di Matteo Messina Denaro, ma insomma ce l'ha ricordato anche questo. Il tema è che ci sono una serie di intercettazioni che a volte non sono centrali, diciamo, dentro un e che vengono pubblicate, questo l'abbiamo detto anche questo ieri. Non è un tema dei giornalisti, è un tema naturalmente da dove escono queste intercettazioni e perché riescono a uscire. E ritorniamo sempre lì. E siccome anche ieri ci siamo avvitati su questo punto, perché poi si arriva a questo, perché nessuno vuole vietare la pubblicazione, non hai, come dire, la telecamera mentre vengono elargite o da dove fuoriescono e vengono distribuite le intercettazioni, e questo poi ci si ferma sempre qui. Quindi io vorrei invece chiedere con più dettaglio e anche rapidità, perché abbiamo un sacco di cose da dire, tra l'altro non solo su questo caso, però vorrei chiedere intanto a Provenzano delle parole di Nordio, appunto, se ci sono state delle correzioni, se invece pensa che il tema è quello dei reati, che quindi ci si trovi di fronte, poi il Partito Democratico si trovi di fronte a una proposta in cui si vietano le intercettazioni nei casi di corruzione. Questo è il punto. Allora, sintetico e chiaro per chi ci ascolta. E ci provo almeno. Prego, allora, voglio sono essere, sicura. Provo a essere chiaro. Nordio non solo aveva detto una stupidaggine, sulla mafia ieri ne ha detta un'altra, perché provando a correggere quella frase infelice secondo cui i mafiosi non parlano al telefono, ha detto no, ma io volevo dire che i mafiosi non parlano al telefono dei reati che commettono. Ma a proposito di Rognoni La Torre, la novità del nostro ordinamento è che il reato di associazione mafiosa è un reato associativo, per cui si è colpevoli per il solo fatto di far parte di quell'organizzazione, quindi non c'è bisogno che dicano al telefono vado ad ammazzare qualcuno. E questo evidentemente a Nordio non è chiaro. Sulle intercettazioni, non solo non si è capito esattamente quello che ha detto Nordio, ma le rassicurazioni che dà su mafia e terrorismo non sono rassicurazioni, perché come sta dicendo il procuratore nazionale antimafia, come oggi dice Raffaele Cantone, come dicono gli stessi investigatori, noi abbiamo tutta una serie di reati, a cominciare da quelli di corruzione, che è uno strumento tipico oggi con cui le mafie... Cioè lei pensa così... che non ci sia questo, che questo elemento non sia stato chiarito? No, io credo che ci sia, non è stato chiarito da Nordio, ma è chiara che c'è una forte divisione all'interno della maggioranza, perché la Lega mi pare che ha detto abbastanza chiaramente che non è d'accordo su questo. Il punto sulle intercettazioni, però, proprio per fare chiarezza a chi ci ascolta, è che viene utilizzata
viene utilizzato il tema della diffusione illegittima di queste intercettazioni, citando casi che sono quasi tutti precedenti alla riforma Orlando, diciamo la verità, perché quella la riforma 2020. Orlando era già intervenuta su questo, come grimaldello per invece mettere in discussione lo strumento delle intercettazioni su alcuni reati, che sono i reati tipicamente dei colletti bianchi. E questo non l'ha sciolto la relazione di Nordio. Mi faccia sentire, siccome c'è Sisto, che è ma volevo chiudere il ragionamento su Nordio, proprio perché, diciamo, anche sul titolo, io toglierei il punto di domanda, perché Nordio è contro Nordio, e questo è un governo contro i garantisti come Sisto, perché questo governo, alla prova dei fatti, al di là delle interviste di Sisto, al di là delle stesse dichiarazioni di Nordio, delle sue interviste, dei commenti in cui si bea di essere un garantista, è un governo che ha introdotto nel volgere di pochi mesi più reati, più carcere e più intercettazioni, autorizzando quelle preventive sottratte al controllo sostanzialmente del giudice. Chiaro, allora, quindi Sisto, perché diciamo, Sisto, sul garantismo, diciamo, il profilo forse di garantista, dovremmo aprire una discussione. Sul profilo di garantista di Sisto non abbiamo dubbi, non so se li dobbiamo no, avere da ora in poi. Allora, le chiedo quale Nordio è. Faccio proprio una... E lei qual è la proposta? Perché ieri è venuto Del Mastro, sottosegretario della giustizia, ha detto per esempio sanzioni per i giornali che pubblicano, questa è stata, però, allora, e ha detto anche una proposta non c'è. Noi diciamo quello che c'è, non quello che ci sarà, no? Con pragmatismo. Sempre sintetico e chiaro, perché l'argomento prendo in prestito la saggezza di Fabio sempre... Martini e il suo modo garbato di esporre i temi. Primo, nessuno ha mai detto di voler abolire le intercettazioni. Questo, va bene, questo no, però è la cosa che sappiamo. Io ho detto casi di corruzione, se no non ne veniamo fuori, facciamo come il MES. Però mi deve dare 40 secondi proprio di punto su punto. Vabbè. Prima cosa, nessuno può, un pubblico ministero come Nordio, può mai indebolire le ma l'ha già detto, quindi è impossibile. Questo deve essere chiaro. Non c'è una lotta contro chi le vuole e chi non le vuole. Su questo deve essere proprio evidente. Il punto è per quali reati? Il punto è assoluta fermezza per quanto riguarda, abbiamo detto, mafia e terrorismo. Secondo, per i reati diversi, la Costituzione ha dei beni che protegge in modo identico. La presunzione di non colpevolezza, il diritto alla riservatezza, il diritto di difesa, il 24, ovviamente le indagini. Questi beni giuridici, nell'ambito di reati diversi da mafia e terrorismo, possono trovare un migliore equilibrio? Il nostro pensiero è sì. Quindi bisogna rivedere, rileggere la invasività dello strumento, non abolirlo, non bisogna togliere le intercettazioni, bisogna ripensare. Ma la Lega e Meloni ci hanno ripensato? Che vogliono invece più intercettazioni? Sulla corruzione, no, scusate, questo è il tema. Ma io arrivo subito. Il tema non è una Lega domanda o Fratelli d'Italia. Il punto è che il Ministro della Giustizia ha una proposta di ripensamento che sarà discussa all'interno del governo, come tutte le proposte. La nostra è una coalizione a offerta plurima. E quindi plurima, ci sarà una plurima, proposta che ancora non c'è. No, c'è una idea di ripensamento. Per esempio, lo ha detto anche Spataro oggi, il Trojan. No, è veramente pensabile che il Trojan, che è uno strumento non invasivo, di più, tenuto acceso 24 ore su 24, Spataro oggi lo dice, Spataro, forse non bisogna tenerlo acceso 24 ore su 24, per esempio. È uno strumento davvero conforme ai principi costituzionali della riservatezza? O possiamo pensare che per i reati diversi dalla mafia e dal terrorismo il Trojan possa non essere utilizzato? Per esempio, questa è una riflessione che va messa sul tavolo, perché è uno strumento veramente invasivo e che può colpire anche soggetti non indagati. Il punto certo, è questo, le intercettazioni telefoniche non prendono soltanto gli indagati, prendono soggetti incolpevoli e non indagati. Allora questa riflessione, in nome del cittadino che ha diritto costituzionalmente, il cittadino incolpevole, ad una riservatezza, è una riflessione legittima? È un Nordio contro Nordio questo, oppure è un Nordio contro coloro che non vogliono riconoscere al cittadino i diritti alla riservatezza che la Costituzione garantisce? Quello... No, finisco. Sì. Noi proporremo, questo ripeto per quello che c'è, dei correttivi alla Cartabia con riferimento sia alla procedibilità di ufficio per i reati di mafia e terrorismo, sia con riferimento alla possibilità di arrestare in flagranza e avere la querela soltanto quando il giudice emette il provvedimento. Cioè noi interveniamo sui fenomeni non con contraddittorietà, ma con una coerenza che è chiaro che non piace. Nordio riformatore non piace all'interno, però abbiamo detto botta e risposta, vorrei andare da lì. No, finisco.
Per quanto concerne il 416 bis, ho ascoltato dal, diciamo dal mio contraddittore di oggi, ma soltanto di oggi, che la responsabilità... No, di oggi, perché domani magari può essere anche d'accordo, come mi auguro. E voglio dire, i ripensamenti sono sempre possibili. E il 416 bis, che basta soltanto una telefonata per... La partecipazione è un 416 bis. Non è una partecipazione volatile. Basta volatile. Non è una telefonata per essere partito. Va bene, scusatemi, però io ho detto... La separazione della carriera non è archiviata. Non è archiviata. Avevamo detto sintetico. No, sintetico. La separazione della carriera non è... Non è archiviata, mai punto, postone. Grazie. Avete benissimo. Un problema con la corruzione, questa no, è la lo dico ma nessuno lo nega, io. Ma lei, nessuno lei, nega lei, la lei è un garantista. Provenzano, per cortesia, perché deve parlare... Ma loro hanno problema con questa corruzione. Era una cosa che finiva nel mandamento di ogni... Per cortesia, non è... Abbiamo detto tante volte, tra l'altro di prima mattina, ma insomma... Fatemi andare da Lirio Abate, perché vorrei che riprendesse il tema delle protezioni, a parte Lirio, naturalmente se hai uno specifico, anche tu sintetico, sulle intercettazioni, benissimo, ma vorrei invece tornare così agli elementi fattuali che si stanno, che stiamo leggendo e cercando anche di capire, perché il tema delle protezioni, dicevamo, adesso intanto sono nel mirino i medici. Perché ovviamente intanto c'è un medico, il medico di base, che era anche iscritto a una loggia massonica. Sembrano sempre cose di questo mondo di complotti dei quali tra l'altro non ci occupiamo, nel quale non crediamo, ma qui però c'era invece un fatto, apparteneva a una loggia che effettivamente poi l'ha anche sospeso adesso. Quindi ti chiedo, questo elemento di contesto e di protezioni, questa cosa dei medici, che poi è una lunga... È una lunga storia, no? Sì, la cosa dei medici è una storia che adesso arriva nell'immediatezza, perché lui è ammalato, come sappiamo, e quindi si deve subito capire chi sono stati i medici che gli hanno consentito, sotto falso nome, di avere delle cure. Comunque, soprattutto al medico di base, che conosceva bene l'identità e diciamo, il fisico e anche il volto di quel paziente che aveva fra virgolette in cura, e capire perché gli ha prescritto quelle cose, sapendo che non era sofferente di tumore, e quindi poi coincide col fatto che Trapani e i trapanesi, cioè come territorio, è un territorio che ha il più alto numero di logge diciamo, rispetto ad altre province della Sicilia, qualcuna irregolare, e quindi ci sono un alto numero di iscritti nelle logge massoniche in provincia di Trapani, e c'è poi da capire anche gli altri medici, che comunque hanno dato l'ok alle visite con i risultati del DNA a questo Matteo Messina Denaro sotto falso nome. Ecco, in buona sostanza, capire questa ultima rete sanitaria che ha dato il placet a tutta una serie di cose, senza guardare in faccia a Matteo Messina Denaro, che, come dicono tutti quanti, è invecchiato, però è riconoscibilissimo, non ha fatto, diciamo, interventi plastici o altro per deformarsi il volto, per cambiarlo. Diciamo, chi nel 93, nel 94, diciamo, lo ha incontrato, oggi l'avrebbe, anzi lo riconosce, mai invecchiato, ma lo riconosce. Due cose soltanto volevo intervenire. Scusami Lirio, posso farti però anche un'altra domanda su Matteo Messina Denaro? È giusto? Sì. Era un pienamente operativo? O sì, molto. Sì, era, sì, quindi sì, era non è vero né che fosse in disarmo, né questa tesi che si possa essere consegnato, cioè l'unica verità è la malattia, ovviamente. Sì, diciamo, assolutamente nel pieno dei suoi poteri, non ha fatto nessuna abdicazione, e proprio perché era nel pieno dei suoi poteri si sentiva molto forte nelle sue protezioni, che almeno da quello che viene ricostruito nelle ultime ore, ma almeno da un anno sta lì a circolare tranquillamente, come si pensa abbia fatto in passato, non solo in quel territorio ma anche nel territorio nazionale.
nazionale. E qui se prende un appartamento e che incontra il proprietario di questo appartamento molti mesi fa per strada, quello lo riconosce, dice che ti serve, lui mi dice mi serve l'identità, mi serve l'appartamento, ti do i soldi, compralo, e quello dice di sì e lui va lì e continua ad abitarci, è un personaggio potente, attenzione, non solo perché è potente, ma perché incuteva terrore nel territorio, cioè le persone, anche se magari avessero, diciamo, lo avessero incrociato e riconosciuto, cioè, non è che andavano a denunciarlo. A denunciarlo, certo. Fanno fatica, perché noi siamo a Roma o a Milano, raccontiamo della mafia, oppure possiamo dire dell'omertà, cavolo, cioè, vacci ad abitare lì un mese, un anno, e poi ti accorgi che quando lo Stato non ti protegge in tutto e per tutto, quando non c'hai i servizi che lo Stato ti dovrebbe dare obbligatoriamente, invece non ce li hai e sei costretto a rivolgerti a chi purtroppo si sostituisce allo Stato, che in questo caso è Matteo Messina Denaro, allora cioè, dobbiamo fare i conti con la realtà che circonda queste persone. Chiaro. Perché di questo si tratta. E quindi diciamo, dobbiamo capire bene, così come mi permetto un attimo di fare una piccola cosa indietro su Nordio e sulle intercettazioni, penso che abbia un attimo preso degli scivoloni il ministro, che arriva da una lunga carriera in magistratura, dire quelle cose come le ha dette la prima volta e come le ha ridette ieri in Parlamento, che sinceramente nutro dei dubbi adesso sul ruolo anche, diciamo, di magistrato che ha avuto Nordio, consentitemi, anche perché ieri proprio esisto, è inutile che fa il testeggiamento, ma l'avete letta l'atto di... Sì, che con la testa quando uno... Ma l'avete letto l'atto di indirizzo diciamo, politico-istituzionale che ha presentato Nordio nelle scorse settimane? Non parla mai della lotta alla mafia né del 41 bis. È un atto che è stato depositato in Commissione Giustizia, è un atto che lei conosce bene, se vuole adesso glielo mando, ma non parla mai della lotta alla mafia per il 2023. Guardate, sono 20 cartelle, cioè non c'è mai questa parolina magica, forse si era dimenticato che esistesse la mafia. Chiaro, però, senti Lirio, adesso poi dopo, perché devo andare in pubblicità e so che tu devi andare via, ho un'altra domanda per te, proprio per chiudere, sintetica, ma però è importante, su un caso completamente diverso. In quella fase eri lì, spero di non sbagliare, all'Espresso, quando sono state pubblicate con degli scoop le notizie sul caso Metropol, la Lega, e ti ricordi ovviamente molto meglio di me, avete avuto anche degli audio a un certo punto, il caso di Savoini, del gruppo, diciamo, di imprenditori in Russia. E naturalmente ebbe molto risalto politico, perché c'era, come tutti ricorderanno, l'ipotesi di uno scambio di denaro, l'ambiente dei petroli, sì, eccetera, e favori politici, e quindi denaro per la Lega. È finito con un'archiviazione questa vicenda, e quindi ti chiedo un commento su questa archiviazione, nel senso, era tutta una bufala quella storia lì, insomma, perché poi c'è anche questo, dei racconti finiscono, è stata una cosa politicamente molto importante in quella fase, ricordiamo che Salvini non andava a riferire in Parlamento, che ci andò Conte, era l'estate del 2019 e finì come finì. Quello che vorrei e che sottolineo sempre e da sempre è che il giornalista non è un pubblico ministero, né un giudice che emette sentenze né provvedimenti giudiziari. Noi, come è inutile ribadirlo, pubblichiamo notizie, e le notizie sono quelle che hanno una rilevanza sociale, pubblica, politica. In quel caso noi abbiamo pubblicato delle conversazioni che non sono intercettazioni, sono conversazioni registrate dai presenti, e in quelle conversazioni, in cui partecipavano dei rappresentanti mandati dalla Lega e comunque che rappresentavano Matteo Salvini, si parlava di fatti che avevano una rilevanza sociale e pubblica, e per questo vengono pubblicati. Poi che siano
siano stati archiviati, che possono essere assolti, benissimo, non siamo giustizialisti o siamo, diciamo, quelli che emettono sentenze, ma siamo delle persone che accendono riflettori sulla vita pubblica, perché noi controlliamo i politici, noi dobbiamo controllare i nostri amministratori, quelli che gestiscono la vita pubblica. E quindi, e vorrei ricordare anche a Sisto e agli altri, quando vengono pubblicate le intercettazioni, perché sono a conoscenza delle parti, non sono riservate soltanto al pubblico ministero, c'è l'avvocato difensore di quella parte, ce li ha e ce li hanno tutti. Adesso negli ultimi anni sono stati fatti anche dei provvedimenti quel che nastro limitano lì non ce l'avevano tutti, però quel nastro lì, quello lì non era un'intercettazione. Ci dobbiamo assolutamente fermare per la pubblicità, grazie anche per questo contributo, ne parleremo anche dopo. Vedo collegato anche Claudio Tito da Bruxelles, pubblicità. Piazzale Loreto, però loro sono buoni, pacifici e democratici. E io sono cattivo, violento, fascista, razzista e, attenzione, pieno di rubli. Dai, dai, che ne avete un po' voi. Chi di voi non ha un milioncino di rubli nascosto sotto il cuscino? Ora, chiarisco all'Associazione Nazionale Magistrati e al Consiglio Superiore della Magistratura che ho pieno rispetto per il corpo della magistratura italiana e per le indagini in corso. Però se cercate rubli a casa mia o nelle casse della Lega non li trovate. Io ritengo, ritenevo e riterrò le sanzioni economiche contro la Russia un errore. Un errore che sta costando miliardi di euro alle imprese italiane. Un errore perché non risolve i problemi, un errore perché io ritengo più utile avvicinare all'Europa e ai valori occidentali la Russia piuttosto che lasciarla nelle mani della potenza cinese. Allora, era Matteo Salvini, come avete visto in questo video dell'11 luglio del 2019, quando era appena scoppiato il caso Metropol. E contiene diversi elementi interessanti questo video, ma naturalmente noi diamo conto anche del fatto che quell'inchiesta è finita con un'archiviazione. Do il buongiorno e il benvenuto anche a Claudio Tito, Repubblica. Ciao Claudio. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno, ciao. Allora, vorrei partire da te, Claudio, su questo tema. Se l'archiviazione, naturalmente, chiude la vicenda giudiziaria, su questo non ci sono dubbi, se però ci dice anche che insomma ha avuto quell'inchiesta un'influenza, perché quella era il 2019, prima del Papete era un Salvini sulla cresta dell'onda, è stata anche quell'inchiesta che ha, come dire, quella vicenda a smontarlo, e che cosa rivela e che cosa lascia aperto, se lascia aperto qualcosa. Beh, intanto lascia aperto un problema politico, perché è vero che l'inchiesta è stata archiviata, ma è vero pure che, alla luce anche di quello che è successo nell'ultimo anno in Ucraina, lascia aperto il nodo dei rapporti politici della Lega con la Russia e in particolare con il partito di Putin. C'è un accordo di alleanza ufficiale, quell'accordo non è mai stato smentito, ma soprattutto non è mai stato disattivato. Insomma, alla luce di quello che è successo in Ucraina, della guerra, delle scelte compiute da tutto il fronte occidentale nei confronti della Russia, devo dire che riascoltare Salvini e dire quelle cose sulle sanzioni, sulla possibilità di avvicinare la Russia all'Europa, ecco, quello rimane un macigno politico gigantesco con cui la Lega deve fare i conti, ma mi sembra di capire anche che tutto il mondo occidentale sta facendo i conti con questo, con i rapporti che in maniera lecita o illecita, in maniera subdola o in maniera un po' più aperta, la Russia ha intrattenuto con diversi partiti europei e del mondo occidentale. In Italia, ma ad esempio anche in Francia. Questo è
uno dei punti su cui la Lega e Salvini devono fare sicuramente chiarezza, ed è uno dei grandi discrimini su cui tutto il fronte occidentale si sta giustamente battendo in questi giorni. La guerra in Ucraina non è una cosa che indifferente, non, sta cambiando, ha cambiato e cambia anche la politica in Europa e in Italia nello specifico. Daniela Preziosi, chiedo anche a te, come dire, metto un elemento in più nella domanda che facevo a Claudio Tito, che è questa. L'impressione è che in effetti questa archiviazione, forse non so se l'analisi che faceva Claudio Tito ti trova concorde, ma insomma se è quell'analisi che spiega il fatto che sono stati più i giornali, sicuramente il giornale che ha fatto lo scoop, La Verità, prima la regia, lo scoop dell'archiviazione, nel senso che ha dato questa notizia per primo, prima la regia ce l'ha mostrato, però sono più i giornali di area di centrodestra a cavalcare questa archiviazione che non la Lega. È la lettura politica che dava Claudio Tito, spiega questo, secondo te c'è una ragione o forse invece no, la cavalcherà o la stacca? Io ho l'impressione, non ho visto grandi dichiarazioni, alcune sì, ma rispetto a quello che poteva essere per il peso che ha avuto quell'inchiesta in quel momento. Ma certo, le parole di Salvini del 19 rispetto alle sanzioni e in generale alle questioni geopolitiche di rapporto con la Russia sono inascoltabili oggi ancora più che ieri, già ieri erano abbastanza inascoltabili. Capisco perfettamente che la Lega non sappia bene come trattare questa cosa, perché non potrebbe dire non c'era nessun rapporto, perché il rapporto c'era. Il governo non è caduto, quel governo là di cui Salvini era ministro, non è caduto perché per il caso Savoini Metropole, è caduto perché lui non riusciva a dire una parola al Parlamento di fronte al Parlamento che glielo chiedeva. Quindi il tema era proprio il suo imbarazzo in questa vicenda, perché l'imbarazzo che nasceva da quello che diceva Tito, e cioè dal fatto che c'è un rapporto politico formale di collaborazione tra un partito di Putin e il partito della Lega, di cui non riusciamo a capire, a un certo punto ci è stato riferito, ma non riusciamo a capirlo chiaramente anche qui perché è così indicibile, se è disattivato o ancora attivo. Sarebbe abbastanza assurdo, no? Sarebbe, non voglio usare la parola giusta, insomma, il fatto che il partito, la Lega, ha ancora un rapporto formale con il partito di un paese che governa un paese che ha fatto una guerra di aggressione contro l'Ucraina e un po' contro tutta l'Europa, diciamo le cose, e se posso permettermi, contro tutta il mondo democratico. Quindi questa è una cosa abbastanza inascoltabile. L'ultima cosa. Anche io penso che quelle fossero conversazioni di interesse rilevante pubblico. Matteo Salvini non ha potuto dire che Savoini e gli altri non fossero lì a proprio nome. La sentenza dice che la richiesta di archiviazione, sì, scusami. Comunque la richiesta di archiviazione dice che non si è trovato, la definizione dell'interlocutore politico russo, ma i giudici che fanno quella richiesta di archiviazione dicono che i rapporti, tra chi andava lì a trattare a nome di Salvini non potessero essere, all'insaputa di Salvini. Ma se fossero stati all'insaputa di Salvini, Salvini basta che... Basta che dice, sì, certo, adesso sisto, la lascio parlare, per carità. Basta che dice, io non li conosco e non mi lantavano credito. Questa cosa Salvini non l'ha mai potuta dire. Fabio Martini. Ma innanzitutto una precisazione, la richiesta di archiviazione è molto chiara, non ci sono prove, ma una trattativa che, nella quale non si è consumato un reato, questa è la sostanza della, e che Salvini non fosse consapevole del possibile scambio di soldi, perché di questo stiamo parlando. E naturalmente trovo che sia molto giusto quello che hanno detto i colleghi. Qui c'è un problema molto serio, serissimo, gravissimo, di una connessione diretta, organica, tra Russia Unita, che è il partito di Putin, e la Lega.
E questo rapporto non è stato sciolto dopo l'aggressione criminale di Putin all'Ucraina. Cioè, non è che, voglio dire, questo è un dato ineludibile, oltre ad alcune affermazioni sbalorditive che oggi appunto sono inascoltabili. Se avessimo Putin in Italia saremmo meglio, ha detto Salvini. Putin è una delle persone più lungimiranti sulla faccia della terra. Questo è Salvini. Ora, naturalmente, 2019. Sì, ma beh, però, insomma, dico, comunque... Diciamolo che 2019. No, l'abbiamo scritto a caratteri cubitali, e l'abbiamo detto assolutamente anche, sì, naturalmente, era il presidente della Russia che aveva, diciamo, già... Tra l'altro ha detto i rubli non sono stati trovati. Ecco. Già aggredito alcune aree limitrofe o interne all'Ucraina. Concludo, ma al di là di un rapporto economico finanziario che non è stato provato e quindi non autorizza nessuno ad andare oltre, e tuttavia credo che sia molto interessante cercare di capire perché una parte del centrodestra italiano ha ammirazione per Putin, perché c'è qualcosa di più profondo che interpella una parte di opinione pubblica che ha una forma di velata ammirazione per metodi sbrigativi con i quali si risolvono i problemi politici. Questo credo che sia un punto molto interessante e da approfondire. Io chiedo, adesso arrivo da lei, però volevo chiedere a Provenzano, perché un problema analogo, perché contro le sanzioni, diciamo, alla Russia è stato anche un cavallo di battaglia anche di Giuseppe Conte, e si è registrata poi un voto diverso fra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. Allora sulle sanzioni l'impegno di Conte fu molto forte, fu nei discorsi della fiducia con cui chiese la fiducia al Parlamento. E quindi chiedo anche a voi. E poi adesso si è verificata una spaccatura vera e propria nel voto sulla risoluzione sulle armi, non sulla risoluzione, proprio sul decreto. E quindi le chiedo se, diciamo, analogamente quel tipo di posizione comunque non crea nell'alleanza, visto che lei poi segue nella parte del congresso, per il congresso del PD, Elish Line, che diciamo è quella più verso un'alleanza con il Movimento 5 Stelle, se questo non è un elemento di frattura, perché tutto sommato ci sono più vicinanze su questo tema delle sanzioni tra Lega e 5 Stelle. Ma allora, andiamo con ordine. Diciamo, voglio ricordare che sulla vicenda del Metropol si sta parlando di una richiesta di archiviazione dei PM su cui deciderà il giudice delle indagini preliminari. In questa richiesta di archiviazione, diciamo, che è motivata dal fatto che l'accordo non è andato in porto, quindi non c'è stata la transazione finanziaria, e dal fatto che i PM, come hanno scritto, non hanno potuto sentire gli intermediari russi ed ascoltarli, si ricostruisce però il contesto di questa trattativa. Io ero qui quando scoppiò il caso, proprio da lei, siccome io sono garantista, a differenza, diciamo, del governo di cui fa parte Sisto, io ho detto che il tema non era, diciamo, quello dell'indagine penale, il tema era, diciamo, i rapporti politici che quella vicenda evidenziava. No, ma infatti la domanda è sull'aspetto politico, diciamo, e sulle analogie dall'altra parte. Per un punto, perché vede, qui è stato detto, diciamo, ma questi rapporti ce l'avevano tutti con Putin, eccetera, e comunque le dichiarazioni di Salvini sono del 2019. Non è così, nel senso che Putin è stato un punto di riferimento per la destra conservatrice nel corso di questi anni, uno dei tre poli, l'altro era Trump, l'altro era Bolsonaro e l'altro era Putin, di un vento conservatore e reazionario che soffiava nel mondo, che aveva relazioni in Occidente con alcuni partiti dell'Occidente. Anche, però definiamoci questa di sinistra, anche aspetti, quella parte. No, io non ho mai definito il Movimento 5 Stelle di sinistra. E ci arrivo. Ma la cosa molto grave è che anche all'indomani dello scoppio della guerra in Ucraina, cioè, o meglio, anche all'indomani della sporca invasione all'Ucraina da parte di Putin, il partito di Salvini, la Lega, ha rinnovato i suoi accordi con il partito di Putin, Russia Unita, questo all'indomani della guerra. E noi ne parlavamo qui, e io le dicevo qui, guarda, a me non interessa come andrà l'inchiesta, lo decideranno i magistrati, ci sono stati scambi di soldi o no. Unita. Conta allora, Russia Unita, arrivo, e questo arrivo, rapporto mi dispiace politico. Che se ci sono? Sì, però non ha risposto, le chiedevo
se non è un problema. Le dice, no, le dicevo, le dicevo che noi diciamo non abbiamo mai nascosto la nostra diversità, tant'è che non siamo andati insieme alle elezioni. E anche sul però tema, su diciamo, non della, da poco, anche su, questo punto, cioè, questo non è un punto da poco, corso, perché non ci può poco. Essere alcuna equidistanza, non ci può essere alcun tentennamento rispetto alla posizione che bisogna avere sulla vicenda ucraina, cioè sul sostegno all'Ucraina. E su questo noi abbiamo, diciamo, votato compattamente, anche Lichtenstein ha votato per il sostegno all'Ucraina in Parlamento e la mozione del Partito Democratico. Quanto alle possibilità di una ripresa insomma, dell'alleanza, una... guardi, diciamo, io voglio tornare a governare questo paese. Anche perché... Anche perché diciamo, credo che questa destra al governo non solo diciamo, non sia adeguata, ma sia anche pericolosa. Ma diciamo, la possibilità però non di ricostruire per l'alleanza, la questo no, tema qui guardi, non è, ci non sono, è un tema tu, ci di sono per l'alleanza ci sono tantissimi con temi, i 5 Stelle, ci sono tantissimi temi sia con i 5 posso... Stelle che con il Terzo Polo per quanto mi riguarda da affrontare, tra vabbè, cui questo con il Movimento 5 Stelle. Questo e io non ho mai detto che sono di sinistra, diciamo, e non ho mai detto risposta. Che sono di sinistra, adesso... non ho mai detto che sono di sinistra, perché io penso che l'alleanza col Movimento 5 Stelle per diventare politica ha bisogno di un chiarimento loro sulla loro natura, se sono di sinistra o se sono di destra, se sono veramente progressisti. No, un partito che fa regali diciamo di questo al chiarimento fa parte di questo chiarimento fa parte anche la questione certo, Russia anche la questione allora, anche la questione internazionale no, io sono mortificata perché devo chiedere adesso una prima risposta sintetica ma andiamo in pubblicità e giuro che lei sì, allora la prima risposta sintetica è che lo splendido isolamento a me piace come una volta il Regno Unito. A parte oggi le comiche sul fatto che Nordio sia, non sia contro la mafia, questo lo voglio dire subito, lo dico subito, è soltanto una battuta Livio Abbate, di pessimo gusto. Ma detto questo, c'è una doppia morale. Se ci fosse stata una richiesta di archiviazione per un fatto che avesse riguardato la sinistra, saremmo oggi a dire l'archiviazione, tutte balle. Però secondo lei perché quello, Salvini non lo sta cavalcando quello, tanto? Perché credo che c'è se c'è una richiesta di archiviazione, la richiesta di archiviazione parla da sola, non c'è bisogno di commentarla. Questo è banale dal punto di vista della difesa. Non crede della che difesa. Ci sia no, questo completo, problema completo. Politico. La doppia morale. Se fosse stata una richiesta di archiviazione per un caso clamoroso della sinistra, saremmo a dire, ecco i giornalisti cattivi che scrivono cose cattive sulla sinistra, ecco la prova. Oggi invece diciamo che nonostante la richiesta di archiviazione, qualcuno continua a dire, ma c'è del marcio in Danimarca. Questo non è un paese su cui... No, però noi stiamo... Allora, aspetti, però... La doppia mi pregio di aver dedicato un'ampia parte della trasmissione Voglio completare un ragionamento, come posso dire, garantista, si può dire? Se c'è una richiesta di archiviazione su una vicenda, non ci sono elementi che possano legittimare quello che è accaduto nel 2019. Nel 2019 è accaduto un inferno, per cui bisognava dimettersi il giorno dopo, il governo doveva cadere. Per fortuna non è accaduto per quella ragione, ma questo ci dimostra come delle volte le campagne mediatiche andrebbero, come posso dire, almeno il coraggio di dire ho sbagliato. Ecco, nessuno dice mai ho sbagliato. Ma questa volta, se qualcuno avesse detto ho sbagliato, ma questa non sarebbe stata una questione, diciamo, io sto dicendo che c'è una doppia morale della solita sinistra moralista che si mette nelle condizioni di dover anche giudicare su una richiesta di archiviazione. No, mi pare che la richiesta, questo forse l'ha fatto Provenzano, non l'ha fatto nessuno dei commentatori qui, l'archiviazione. Abbiamo chiesto conto anche a Lirio Abbate, che era all'Espresso all'epoca, ha pubblicato, quindi più di questo non so che cosa possiamo fare, però io le chiedo invece, quello che è stato messo in luce è l'aspetto, quello che resta, che non c'entra con l'inchiesta, perché non è che l'inchiesta giudica dei rapporti politici, per fortuna, ci mancherebbe altro. Resta un episodio che è stato ritenuto assolutamente irrilevante dal punto di vista penale. Anche questo per lei non pone un problema, però non resta un problema politico dei rapporti tra Salvini? Guardi, o non avrà riflesso io sono abituato a pensare all'oggi. Il governo è compatto nella condanna di Putin e nel sostegno all'Ucraina.
Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia. Da questo punto di vista non ci saranno distinguo neanche sono, quelli di Romeo non al ci Senato. Sono infringimenti. No. Va bene, il governo è compattamente contro Putin. Ma se un partito di sinistra avesse a favore dell'Ucraina, su questo benissimo, c'è la Targhetto non è un problema che Russia unita e la Lega sicuramente tutte le novità, pubblicità. Siete moralisti con la doppia pubblicità. Prima era allora, di nuovo in diretta, visto ci stiamo occupando dei vari casi giudiziari che hanno dimensioni diverse, naturalmente un conto è le questioni dell'arresto di Matteo Messina Denaro, un conto sono le altre vicende, cioè caso che hanno tutti aspetti diversi, però ci sono novità, e noi seguiamo un po' la rassegna stampa di oggi, ci sono novità anche sul Qatar Gate, perché è stata arrestata la commercialista di Panzeri. Panzeri sta parlando anche e poi c'è anche un aspetto politico, Claudio Tito, perché è stata sostituita la vicepresidente del Parlamento europeo Eva Kaili con un'altra esponente dei socialisti europei, cosa che ha fatto arrabbiare per l'appunto la Lega. Però ti volevo chiedere, intanto la dimensione, l'impressione è che effettivamente dalle dichiarazioni di Panzeri, da quello che dirà i magistrati, possano uscire altre cose? È un'inchiesta che ha una dimensione meno a macchia d'olio e più concentrata in realtà sugli italiani, ai noi, esponenti della sinistra di Articolo 1? Ma guarda, se si allargherà di più, in realtà lo vedremo nelle prossime settimane, perché Panzeri non solo sta collaborando, ma come prevede la legge belga, ha firmato un vero e proprio memorandum d'intesa con i magistrati, ha concordato la pena, una pena davvero molto molto ridotta, perché la pena ammonterà a un anno di reclusione, solo un anno di reclusione, anche se inizialmente partiva da 5 anni. Però per arrivare a questo risultato Panzeri deve fare nomi, cognomi, luoghi, date, deve fornire le prove. E nei prossimi giorni dovrà essere interrogato di nuovo e dovrà fornire le prove di tutto quello che lui sta sostenendo, che sta dicendo, delle persone che coinvolge. Ho l'impressione che i nomi che sono stati fatti fino adesso, diciamo, verranno corredati da queste prove. Il sospetto che in qualche modo ci sia un ulteriore allargamento dell'inchiesta è un sospetto, diciamo, che almeno nella procura di Bruxelles è un sospetto molto coltivato. Vorrei dire però una cosa che magari poi non resisto, si arrabbia, quindi così forse poi mi risponderà. Devo dire che non si può fare il paragone di questa vicenda con quella della Lega. Per un motivo specifico, al di là dei risvolti giudiziari, il Qatar Gate è una cosa che io definisco davvero schifosa, perché ci sono degli europarlamentari e degli esponenti politici che sono stati sostanzialmente corrotti da potenze straniere, però non c'è un rapporto politico organico tra un partito e quelle potenze straniere. Il frutto di quella corruzione è il frutto che andava soltanto nelle tasche dei singoli esponenti politici e non del partito, non c'è un accordo. Dopodiché è di una gravità assoluta, lo è anche dal punto di vista di come viene corrotta l'immagine delle istituzioni europee, ma sono due cose diverse. Sugli sviluppi futuri ho l'impressione che qualche forma di allargamento, qualche coinvolgimento in più purtroppo ci sarà. Provenzano. No, io penso che questa vicenda sia davvero, lo diceva adesso Tito, una vicenda che si può definire in un solo modo, schifosa. E Panzeri non è del Partito Democratico, ma lo è stato. E questo, per tornare a una cosa che diceva prima Sisto, è il segno che
non ci può essere nessuna superiorità morale rivendicata da parti politiche, che nessuna forza politica può essere immune da tutto questo. È vero quello che diceva Tito, anche nelle posizioni ufficiali del Partito Democratico non c'è mai stato alcun condizionamento su questo, e tuttavia io penso invece che noi dobbiamo fare una riflessione politica, perché se è vero che le responsabilità penali sono personali, è anche vero che, diciamo, quando accade qualcosa del genere tu ti devi interrogare su come formi la tua classe dirigente e su come un partito non è in grado di accorgersi per tempo di qualcosa che non va, perché, diciamo, alcune prese di posizione sul Qatar, sul piano politico, erano discutibili e andavano probabilmente sanzionate per tempo. Non hanno condizionato la posizione ufficiale del Partito Democratico, però erano questo. E quello che sta, diciamo, emergendo, attenzione, è una rete transnazionale, l'ha detto la Presidente del Parlamento Europeo e ha ragione, che rappresenta un attacco alla democrazia. E allora bisogna fare alcune cose per impedire tutto questo, che sono una legge contro le porte girevoli, una regolamentazione maggiore delle lobby di alcune, nel caso di Panzeri erano una ONG. C'è un vero e proprio tradimento politico rispetto a quello che una forza come la nostra dovrebbe rappresentare. Sì, lì c'è stata anche una disattenzione, perché politica. Quella ONG nessuno si era accorto che non era stata registrata, no, infatti hanno aderito c'è stata una grande disattenzione. Però, tutto questo però appunto ci interroga, e secondo me anche nel nostro congresso dobbiamo discutere di come ricreare un partito che sia solido, che abbia le antenne per accorgersi quando ci sono alcune cose che non vanno. Però le chiedo, se lei si aspetta vanno. Per le cose che diceva Claudio Tito, Panzeri dovrà fare nomi, dare insomma indicazioni precise, date, avere riscontri, se no pena il patteggiamento. Le chiedo se lei pensa che questo, apra al coinvolgimento di altre persone. Io credo, da quello che ho letto, da cui non ho notizie diverse da quelle che abbiamo tutti noi, da quello che stiamo leggendo, che che ci fosse una rete transnazionale, alcuni nomi sono usciti, bisogna adesso capire se ci sono le prove, quindi che probabilmente appunto l'inchiesta si allargherà. E tuttavia, a me interessa il dato politico, davvero più che quello giudiziario. Cioè il fatto che noi dobbiamo mettere al riparo le nostre democrazie, la nostra democrazia da tutto questo. E per farlo io credo bisogna rafforzare i partiti, perché questo, diciamo, è stato con riferimento al caso Panzeri, io capisco perché è stato richiamato il tema della questione morale di Berlinguer, ma quella è una questione morale che riguardava i partiti. Qui è una questione morale, si può dire, in presenza di partiti in presenza di partiti deboli, e che questo determina il fatto che anche la selezione della classe dirigente sia una selezione della classe dirigente che apre a rischi come quello che abbiamo corso. È un partito come il mio, io non voglio che il mio partito corra questi rischi. Fabio Martini, che non ha parlato Martini. In questa fase il PD è così debole che si è fatto carico di una vicenda che vede coinvolto come epicentro un ex parlamentare di Articolo 1. Marc Tarabella, il socialista belga, era iscritto ad Articolo 1. Molto velocemente, la possibilità che si allarghi l'inchiesta... Però sta aprendo ad Articolo 1, adesso no, questa era ovviamente una battuta, non ai dirigenti che non c'entrano, però no, comunque... Però è curioso, però Articolo 1 è curioso, ha fatto che forse meno autocritica del PD. Io mi interrogo, perché è stato un parlamentare anche del Partito Democratico. Ma la percezione collettiva, proprio in assenza di un PD... Questa inchiesta nasce in modo anomalo. Si muovono 5 servizi segreti di 5 paesi stranieri, che tutto si risolva... In una solo nella vicenda mi sembra di Panzeri Sisto, c'erano tante cose che voleva dire Sisto, però sono un po' preoccupato, perché quando ascolto Claudio Tito, che ha la mia massima stima, dire che c'è una differenza fra un'inchiesta chiusa con un'archiviazione e invece un'inchiesta aperta con un patteggiamento che è già una sentenza di condanna tecnicamente, che ha degli sviluppi ancora ulteriori, lo ha detto lui stesso, di cui siamo in attesa, a me sembra che è un giudizio assolutamente inaccettabile. È chiaro che noi siamo tutti quanti garantisti, come dicevamo prima, però a fronte di un patteggiamento, cioè di una richiesta di applicazione di pena sull'accordo delle parti, in cambio di una dettagliata ricostruzione dei fatti, ecco, dire che un processo archiviato, chiuso e definito,
è peggio o è peggiore, mi sembra un'affermazione molto molto preoccupante che per la prima volta mi fa dubitare della puntualità, correttezza e, come posso dire, stiamo parlando di politica, non di processo. No, della valutazione stiamo parlando di politica, cioè, però. Dire che il processo ma stava della parlando Lega di politica, sono due cose politicamente diverse, non giudiziarie. Però non era sulla valutazione morale, non credo. Comunque Tito, velocemente, Claudio, velocemente, perché poi volevo chiedere un'altra cosa a lei, prego. Solo per dire che questa è un'inchiesta, forse è l'inchiesta dell'inchiesta, perché per la prima volta riguarda l'Europa. Cioè il vero tema di questa inchiesta è che è una corruzione che riguarda canali europei, che erano stati ritenuti sempre adamantini, sempre incapaci di produrre. No, l'Europa era vista come un luogo amato della politica. Ma anche lei pensa europea che arriverà altro, come dice Fabio Martini, o è un'inchiesta che per via di questo coinvolgimento dei servizi mia, è partita una dai mia servizi? Opinione, non vi sarebbe stato un patteggiamento ad un anno, ad una pena ridicola, se non ci fosse in pentola, non ci fossero una serie di informazioni che possano consentire un ampliamento notevole, importante, rilevante dell'inchiesta. Questo da un punto di vista puramente esperienziale e diagnostico. Nessuna procura chiude ad un anno un'inchiesta del genere se non ha consapevolezza che questo è un testimone, diciamo, qualificato che possa aprire scenari importanti. Vedremo, vedremo naturalmente nelle prossime settimane. Volevo chiederle l'ultima cosa: manca l'elezione di un membro laico del Consiglio Superiore della Magistratura, perché si è creato un po' un cortocircuito politico con Fratelli d'Italia, perché il nome che avevano indicato, quello di Giuseppe Valentino, ex AN, in realtà è stato poi, insomma, è mancato l'accordo, perché si è capito che non era una candidatura opportuna, perché ancora una volta si tratta, è coinvolto in un'inchiesta, non ha condanne, è indagato soltanto, però in un'inchiesta di 'Ndrangheta. Quindi ha fatto male Fratelli d'Italia a non valutare questo elemento e a proporlo? Ha fatto bene Peppino Valentino a ritirare la sua candidatura. Io ho trovato che il beau geste di Peppino Valentino è stato importante. Nel momento in cui vi è stata una perplessità, benché motivata, ma non ci poteva essere in origine, insomma. Questa è una valutazione di opportunità che appartiene ai singoli. Io non entro sulle valutazioni di opportunità, dico solo che non appena c'è stata la difficoltà politica per un solito fango mediatico strumentalmente e meccanicamente attivato, Valentino ha fatto il passo indietro. Io credo che questo sia stato un bel gesto che in e qualche maniera gli fa onore. E adesso chi sarà eletto? Non ci saranno problemi? Sarà eletto Giuffrè? Ma direi proprio di sì. Non ci sono difficoltà, ritengo che non ci saranno problemi. Oddio, la politica ha sempre delle variabili, ma da un punto di vista prognostico non ci sono difficoltà. Benissimo, Daniela Preziosi, proprio telegraficamente. Posso dire qualcosa, no? Prego, Claudio. Fammi rispondere a Sisto. Sì, ma abbiamo proprio 10 anche dividete 10 secondi. Poi tu e sentiamo. Daniela, sì, perché dobbiamo. Rapidissimamente. L'onorevole Sisto continua a rispondere sul piano strettamente giuridico. Io capisco che lui è un avvocato e quindi si trincera sua professionalità, ma il punto è politico. Il punto è che la Lega al Metropol ci andava come partito, e se avesse ricevuto quei soldi li riceveva per il partito, e perché aveva un accordo con il partito di Vladimir Putin, e che quindi agiva come grande lobbista del Parlamento, italiano, come partito. Gli altri avevano valigie di soldi. Non ho nulla da aggiungere. 5-6 malfattori agivano per conto di un partito o di una forza politica. Non ho nulla da aggiungere. Vedremo, anche perché è finito il tempo. Daniela, avete tolto. Claudio, è chiaro? Scusami, Claudio Tito, è chiaro? Daniela Preziosi, credo ai 10 secondi, non so se vuoi, ma direi che... No, solo per dire che la responsabilità è personale solo quando interessa. La questione di Panzeri non era l'accordo di articolo 1, che è il partito a cui appartiene, con il Qatar, per fortuna. Ciò non toglie che doppia morale che non sia c'è, un problema anche politico per quella articolo vicenda 1. Abbiamo, diciamo, abbondantemente raccontato. Se uno trova e continueremo a raccontare. Continueremo a raccontare e a commentare, non ora però. Linea Andrea Pancani, grazie ai nostri ospiti, a voi e buona giornata.